del disponibili, da chi c'è, da chi ce la fa, da chi magari ha qualche dubbio ancora. Siamo in 18, mancano Taddei, Nicolao e Marconi. Quindi Marconi no, No. e quello del discorso di questo complemento mentale che ho avuto di ieri, Sì, cioè di mercoledì, che non ha sono... recuperato bene. Invece Nicolao è il problema. Al tallone. Taddei è possibilista su Pro Patria oppure no? No, penso che tornerà per la partita dopo la sosta con il Monza, con la Invece Cavalli Martellana. c'è visto recuperato. Sì, è a disposizione, nei 18. E le condizioni di Junco, tornato abbastanza a pieno regime in settimana, No, no, sta bene. quindi... Sì, no. Sta bene, in forma, è pronto per giocare. Ieri Minoassa ha detto che sarà una bellissima partita, concorda con Sì, sono gli ingredienti per una bellissima partita. siamo due squadre che giocano, tentano di fare un calcio offensivo tutte e due, perciò penso che ne verrà fuori una bella gara. E ci sono bravi interpreti in campo in tutte e due le squadre, e perciò credo che sarà una buona gara da vedere. Chi ha più da perdere, tra virgolette, secondo lei? Visto che insomma questa settimana Asta ha detto noi ce la giochiamo rispetto magari ad altre squadre, siamo meno attrezzate dal punto di vista dell'organico. Non sono d'accordo con lui, nel senso che secondo me il Bassano era tra le squadre che potevano lottare per posizioni importanti. L'anno scorso questa squadra ha stravinto il campionato e ha innestato due giocatori importanti che mi davano in bene l'anno scorso. In più avevano un bravo allenatore l'anno scorso e quest'anno ne hanno preso uno altrettanto bravo. Cioè, Ecco, è lui... normale che il Bassano sia lì. Non mi meraviglio, però dopo ognuno fa le valutazioni che Lei vuole. non l'aveva mai considerato fuori neanche dopo quel mese fa Sì, quando era quando non ci staccato. pensava nessuno, mi avevo detto che Bassano era ancora in corsa. È importante per tutte e due le squadre, però dopo mancano ancora 6 partite, ci cioè sono tante, loro sembravano fuori, invece hanno avuto modo e tempo di recuperare anche molti più punti, e perciò sarà la stessa cosa dopo la partita di domani. Non lasciare giocare Alessandro perché se la lascio giocare tutto questo fallo sui giochi ci fa male e invece Alessandro è così deve fare per non far giocare Ma noi dobbiamo fare la nostra solita partita, di grande attenzione dal punto di vista organizzativo e tattico. Il Bassano, ripeto, ha giocatori molto, molto forti, dobbiamo cercare di limitarli e allo stesso tempo cercare di mettere in evidenza quelli che possono essere i loro difetti. Questo. A proposito di Asta, no? Ancora diceva questa settimana, se non sbaglio, su tuttolegapo.com, non facendo nomi di colleghi, però diceva: ho visto poca obiettività in chi, visto l'organico, si definisce sorpresa del campionato. E ho pensato a lei, perché insomma, la scorsa settimana lei ha definito l'Alessandria una sorpresa di questo campionato per le zone alte. Confermo quello che ho detto, perché all'inizio dell'anno nessuno obiettivamente pensava che noi potessimo fare un campionato di questo genere. Poi non so se si riferiva a me, però non è un problema. Non sono certo io l'allenatore che si nasconde. L'anno scorso io sono arrivato ad Alessandria, che eravamo 14esimi, ho detto che avevamo una squadra per arrivare nelle prime tre. Potevo dire, siamo 14esimi, se arriviamo ottavi va bene lo stesso. Cioè, non è che mi nascondo, però sinceramente non penso.